Bene, eccoci nel tutorial dedicato all'applicazione Filmic Pro. Questa applicazione vi permetterà di trasformare il vostro smartphone in una vera e propria videocamera professionale. Purtroppo per ora la versione 6 è disponibile solamente per iOS, quindi i tutorial saranno improntati sull'applicazione che gira su iPhone. Speriamo presto che arrivi anche per Android. Cari amici, benvenuti in questo primo tutorial dove andremo a esaminare i controlli di base della nostra applicazione Filmic Pro. Iniziamo con i nostri controlli dedicati all'esposizione e la messa a fuoco. Il cerchio indica che la nostra esposizione è precisamente presa nel punto in cui rilascio il mio cerchietto. Vedete che la esposizione cambia a seconda di come muovo il cerchio. Il secondo quadrato è la messa a fuoco, praticamente ho la possibilità di puntare il mio dito e mettere a fuoco quello che più mi aggrada sulla scena. Ma poi ovviamente questi controlli li vedremo in azione. Continuiamo, in basso a sinistra il controllo per il bilanciamento dei bianchi. Abbiamo una serie di controlli che ci permettono di settare precisamente il bilanciamento dei bianchi a seconda della nostra situazione di luminosità della luce della fonte luminosa. Abbiamo anche dei settaggi per raffinare il nostro controllo sul bilanciamento dei bianchi. Andando avanti, cliccando su questo cerchietto, abbiamo la possibilità di azionare i nostri controlli manuali che vanno sulla parte sinistra, vediamo il numerino degli ISO e sotto la velocità dell'otturatore. Dalla parte destra abbiamo la messa a fuoco e lo zoom. Vi faccio vedere velocemente, vedete se lo slide, abbiamo i slide ovviamente di controllo su questi quattro controlli fondamentali ovviamente. Continuando, se premiamo su questa, apriamo una serie di settaggi che ci permettono di raffinare l'esposizione e la messa a fuoco della nostra immagine, quindi quattro controlli veramente, veramente professionali. Al centro abbiamo il contagiri, ovviamente della nostra ripresa, dei nostri minuti di ripresa, la nostra risoluzione che stiamo usando, in basso il V-meter del volume, dell'audio in entrata, la batteria e l'indicatore dello spazio occupato finora sul nostro dispositivo. Cliccando su questo ingranaggio apriamo una serie di parametri che possiamo settare. Ora io non vi faccio vedere tutti perché ne esamineremo uno a uno, ovviamente negli altri tutorial, però vi posso fare vedere quelli di base. Abbiamo la risoluzione del nostro video, ovviamente possiamo settare dai 4K fino a andare in giù fino a 720, questo dipende dal dispositivo che stiamo usando. Abbiamo la velocità dei frame e altri controlli molto molto interessanti. Abbiamo anche lo stabilizzatore dell'immagine. Abbiamo il nostro player, all'interno appaiono praticamente le nostre clip appena registrate e poi anche qui andremo a vedere come usare questa funzione. Infine abbiamo il tasto di registrazione che se io clicco diventa rosso e in questo momento la nostra applicazione sta filmando quello che vedo praticamente sul mio dispositivo. Se io vado a bloccare torno nella mia libreria, come vedete ho all'interno il mio filmato appena acquisito. Come ultimo controllo, sulla parte destra abbiamo lo zoom. Anche questo ha il controllo all'interno manuale, come abbiamo potuto vedere prima. Abbiamo lo zoom che è il controllo manuale. Ovviamente questo è uno zoom digitale, quindi come dire, non è di qualità eccezionale, però usato con moderazione anche questo può essere utile. Bene, la prima panoramica sui nostri controlli principali è termina qui. Io vi consiglio di seguire i nostri social, l'evoluzione di questo tutorial, e ovviamente vi rimando al secondo tutorial che a breve sarà online. Un saluto caloroso a tutti.